Allora, abbiamo finito di parlare di legami primari, che sono quelli che portano alla formazione di molecole, nel caso di legami covalenti, oppure di composti ionici, nel caso appunto di legami ionici. Parliamo adesso di legami secondari. Vedete che il nome l'ho già tratteggiato, nel senso che tante cose le sappiamo già. Ad esempio, sappiamo che il legame idrogeno è un legame secondario che si forma fra molecole. Quindi, dicevo, la molecola adesso la rappresentiamo con questo tratteggio qua, e il legame secondario metto questa linea spezzata per stare a indicare che sono dei legami con meno forza, quindi per romperli serve molto meno energia. Quando io rompo il legame non cambio la struttura molecolare, va bene, vado solo a rompere questi legami secondari. Allora, delle molecole sappiamo che sono aggregati neutri, quindi ho rappresentate un po', quindi questi qui sono molecole neutre. La finestra c'è un gran baccano qua. Ok, la materia, quando fra le molecole non ci sono interazioni, si trova in uno stato non condensato, quindi lo stato gassoso, dove le varie molecole possono muoversi liberamente, però non appena tra queste si vengono a instaurare qualche legame, in base alla quantità di questi legami si passa agli stati condensati, quindi allo stato liquido e allo stato solido. Siccome sono legami deboli, sappiamo che c'è una relazione tra quella che è l'energia cinetica, quindi la velocità con cui le molecole si muovono, che dipende dallo stato termico della materia, e la forza dei legami, cioè basta movimenti minimi della molecola perché questi legami secondari si rompono, proprio perché sono legami tendenzialmente deboli. Ecco, se li pensiamo proprio come questi legami che tengono più o meno ferme le particelle, in questo caso le molecole, possiamo dire sicuramente che questi condizionano le proprietà fisiche della materia, quindi lo suo stato di aggregazione, l'abbiamo visto qui, la sua temperatura di fusione, quindi è una sostanza fonde, quindi passa allo stato liquido oppure allo stato gassoso, quindi temperatura di fusione, quando parte di questi legami qui si rompono, quindi le molecole possono stare distanziate in modo diverso fra di loro, cioè il legame è comunque qualcosa che distanzia, una sua lunghezza, una sua forza, quindi distanzia le molecole. Quindi caratteristiche intensive della materia, come la temperatura di fusione e le ebollizioni, sono sicuramente determinati dai legami secondari, e poi la densità. Visto che la lunghezza del legame secondario, in base al tipo di legame, ha una sua specifica lunghezza, vuol dire che noi andiamo a distanziare nello spazio le molecole in modo differente, e quindi andiamo a creare delle zone, diciamo, vuote, e quindi, dato che la densità è la massa sul volume, magari abbiamo una densità diversa a parità di volume. Ok, quindi questa cosa dei legami secondari direi che è abbastanza fondamentale. Ricordiamoci che i legami secondari, come tutti i legami, hanno una natura elettrica, quindi più sito natura elettrica del legame, per ricordare questo fatto. Quindi, come nella formazione dei legami primari, cioè interni alla molecola, in questo caso perché stiamo parlando di molecole, dipendevano da delle forze attrattive tra zone positive, i nuclei, e zone negative, le nuvole elettroniche, anche qui c'è un'attrazione di tipo elettrico, senza però avere mai un trasferimento di elettroni, e questo è fondamentale. Quindi la particella rimane tale quale, va bene, tale quale, qualunque sia. Torno un attimo a una cosa che mi ero dimenticata di dire, che poi magari ve la chiedo prossimamente. Niente, lasciamo così. Ecco, quindi la natura elettrica del legame salta fuori e dipende da che cosa? Dalla polarità della molecola. Noi abbiamo già visto come la differenza di elettronegatività fra gli atomi che compongono una molecola condizioni zone delta più e zone delta meno. Ecco, adesso prenderemo in considerazione questo aspetto, ricordando due cose: che la polarità della molecola dipende
dalla distribuzione della carica elettronica, quindi già qui noi possiamo fare delle considerazioni, siamo già in grado di farli, ma anche da quella che è la geometria della molecola, cioè la struttura molecolare, ve la dico in un altro modo, la distribuzione nello spazio degli atomi della molecola. Ecco, su questo aspetto qui noi ci soffermiamo magari un po' di più, vediamo qualcosa di più con i modelli atomici, perché sarà fondamentale capire come è fatta la molecola, quindi qual è l'atomo centrale della molecola, che è quello che coordina, come si dispongono intorno a questo atomo centrale tutti gli altri legami, quindi fare un'analisi dettagliata di com'è questa particella, per poi rendersi conto che tipi di legami secondari, cioè tra particella e particelle, si possono formare. Uno può dire, come ultima cosa di questa lezione, ma perché studiamo i legami secondari se sono legami deboli, se sono legami che basta poca energia perché questi si rompono? Perché se anche sono legami deboli, questi condizionano profondamente quelle che sono le caratteristiche della materia, proprio perché ce ne sono tanti, va bene? Ce ne sono tanti in base al tipo di molecola, quindi alla polarità che ha la molecola. Va bene? Quindi adesso, considerando la sua geometria e la sua distribuzione di carica, vedremo quali sono questi legami. Ne faremo fondamentalmente tre tipi.